Tramatissima Social Club Cup, anche la nostra sigla amatissima. E insomma, siamo in dirittura d'arrivo, possiamo dirlo, e non è Natale, forse. Ma è il momento di presentare i nostri sfidanti. Paolo, che l'abbiamo sentito lunedì, si è qualificato per i quarti lunedì, è già di nuovo sotto esame. E il nostro amico Roberto Loforte, youtuber Fuori Rosa TV. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao, buongiorno ciao, a tutti! Ciao Roberto! Bene, bene ragazzi, siete carichi qua, non si sbagli, non si può sbagliare, eh? Carico, carico, sì, dai, carico, ciao. Carico. Paolo, se vai avanti, ritieniti libero venerdì, eh? Sì, sì. Passi tutta la settimana con noi. Sì, guarda, sì. Ultimamente non ho molto lavoro. Purtroppo è così, purtroppo. È fortunato se ce n'è un pochettino, perché ce n'ho proprio di zero ultimamente. Quindi. Vi mandiamo un grande abbraccio, sì, ragazzi. Sì. Cerchiamo di magari farvi sorridere. Ecco, questo è, sicuramente, infatti. È la speranza. Sì, sì. Paolo, a te le regole non le diciamo neanche più, perché ormai ti escono dalle orecchie. Anzi, Paolo, dille tu. Cioè. Roberto, tu ti ricordi le regole? Ma o sì. Vuoi? O perfettamente. Perfettamente. Nomi di battaglia, Paolo, devi cambiarlo questa volta, così almeno sembra sia diverso. Scherzo. Se vuoi confermare il tuo, confermo Platini. Perfetto. E Roberto? Io tengo fuori. Fuori, perfetto. Romanticamente tengo fuori. Ok, allora inizia Simone. Allora. No, la sigla di Super Mario. Doverosa, ragazzi. Allora, vi chiedo. Lo scorso anno, Juventus-Cagliari dello scorso anno, quindi la partita vinta 4-0 dalla Juve, vi ricordate quella che fu la coppia di difensori centrali della Juve? Platini. Vai, Paolo. Demiral. No, sbagliato. Roberto, ce l'hai o indirizziamo? Bonucci, Rugani. No. Allora, qua mi viene da dire, ragazzi, che dicendo questo indizio dovete costruire un attimo la coppia. Ne avete detto uno a testa. Giusto. Abbiamo detto un'ovvietà. Fuori? Vai Roberto. Allora, una testa hai detto? Sì. Quindi direi De Ligt, Rugani? No, hai scelto. Tocca a te, Paolo. Ne manca uno. Hai lo smash, lo devi solo schiacciare. Bonucci, Rugani. No, Paolo, l'ha detto. Roberto, ragazzi, do un altro indizio. Questo però poi dovete essere bravissimi. Qua bisogna essere velocissimi. Fate terminare Camillo e poi subito. E ripeto, uno è giusto. L'altro poi poche settimane dopo questa partita si fece molto male al ginocchio. Platini. Paolo. Chiellini. No. No, perché Chiellini? No, fuori. Roberto. Demiral Bonucci. Esatto. Ce l'abbiamo fatta. A fatica. Sì, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo provato a darvi una mano. 1-0 per Roberto. E qua mi gioco invece questa ed è difficile anche questa, ragazzi. Ormai stiamo salendo di livello. Douglas Costa e Hernanes sono stati i proprietari della maglia numero 11 negli ultimi 5 anni. Chi ce l'aveva prima di loro? Platini. Vai, Paolo. Il tempo scorre. Paolo, sì. Hai 3 secondi, buttala lì. Butta un nome. Passo. Passa parola. Roberto. Salutiamo Jerry. Allora, prima di Hernanes, praticamente. Sì. Andiamo, ci sei? Butta un nome che andiamo con l'indizio. Vado a sparo a caso, non lo so. Vado con Vucinic. No, era indizio, Mirko Vucinic. Indizio, qua arriviamo con un indizio però che probabilmente ve la fa indovinare subito. Poi lo dico io che magari è più vago almeno. La Juventus lo acquistò dal Paris Saint-Germain. Platini. Paolo. Coman. Esatto, bravo Paolo. Io sarei andato su, ha deciso l'ultima finale di Champions, che era abbastanza semplice. Bravo Paolo, 1-1. Allora,
Io vado con una che secondo me è abbastanza semplice, però vediamo. Da quale squadra la Juve ha acquistato Alexandro? Platini. Fuori. Paolo. Porto. Esatto, Paolo. Vai in vantaggio. Paolo, sei scatenato questa settimana. abbiamo beccato Paolo nella settimana in cui è caldissimo. È caldissimo, Paolo, veramente incredibile. Grande Paolo. Fortunato. No, bravura. Allora io vado su questa qua. Attenzione, perché questa può essere match point che vale la semifinale. Roberto, mi raccomando, Paolo, che tu sei uno dei miei favoriti. Non ho ancora capito se il primo o il secondo. Devo andare a rivedere il podcast. Ma comunque, mi raccomando. Sicuramente uno dei 64. Sì, certo. Stagione 2012-2013. La Juventus prese un difensore svincolato ex Inter. Vi ricordate il nome? Fuori. Certo. Lucio. Esatto, Lucio. Stagione indimenticabile quella di Lucio alla Juventus. Due partite. Un'annata di quelle che segni, sai, sul calendario, come dire, quello è stato il mio anno. Sì, Conte si dice veramente. Lui e Godin, due pupilli di Antonio Conte. Però alla fine Godin addirittura giocò qualche partita. Cami, la faccio scegliere a te l'ultima. Ti faccio ragionare e riflettere, perché siamo 2-2 e qua ci si gioca alla semifinale. Io, ragazzi, vi ricordo di farci terminare la domanda, così possiamo sentire bene chi si prenota per primo, altrimenti arrivate sopra o sotto la nostra voce e fatichiamo a dare l'indirizzo. Cami, l'hai scelta? Sì, l'ho scelta. Qua, ragazzi, c'è musica di sottofondo, perché adesso pesa. Adesso pesa, ragazzi, che la palla pesa. In che squadra giocò Davide Trezeguet dopo la Juventus? Fuori. Platini. Prima il nostro Roberto. Andiamo al VAR. Credo, il VAR dice Roberto. Hercules di Alicante. Bravo Roberto. Peccato, Paolo. Paolo, la sapevi? Sì. Ti ha bruciato sul tempo. Ti ha bruciato. Grande, Paolo, perché hai fatto un'ottima prestazione anche oggi. Grazie mille. Rimani uno dei nostri super preferiti, anche per la disponibilità che ci dai sempre. Comunque. Per anche i nostri giochini. Piacere nostro. Paolo, noi ti salutiamo, ti abbiamo già tenuto abbastanza in questa settimana, ti liberiamo, ti auguriamo un buon fine settimana. Paolo, grazie. Faccio i complimenti a Roberto, mi raccomando, in bocca al lupo, perché essere sconfitto da un potenziale vincitore sarebbe un onore. Dunque, dacci dentro e forza. E a voi, no, ragazzi, un grosso abbraccio a tutti. Grande Io Paolo. Volevo ricambiare i complimenti, perché è stata... Hai sudato. Sì, tantissimo, è bravissimo, quindi complimenti. Sì, è visto, perché Roberto, quando ha prenotato l'ultima risposta, fuori, c'era proprio pathos, c'era nel voler vincere, insomma. Mi ha ricordato Inzaghi quando c'era una palla lì, nell'area, arrivava sempre lui in qualche modo, insomma. Ciao Paolo, grazie. Un abbraccio a tutti, grazie a voi. Ringraziamo allora Paolo Mazzera, Juventus Official Fan Club Parma, per questo collegamento telefonico. E insomma, per la sua sempre disponibilità e partecipazione. Facciamo i complimenti a Roberto. Fuori Rosa TV, che è il primo semifinalista. È il primo semifinalista contro chi? Non allora, aspetti, il risultato è di Dominio Bianconero, quindi Valeria Piovano. Ed è lei il dubbio, se è la mia favorita numero uno, numero due, non lo so ancora. Quindi una finale anticipata contro eventualmente. Contro Ivo, sì. Probabilmente. Io comunque volevo, visto che probabilmente affronteremo Valeria, volevo salutarla, perché sono anch'io dentro Dominio Bianconero. Ah, fantastico, quindi derby. Sarebbe derby di Dominio Bianconero. Sarebbe un derby, sì. Allora magari facciamo qualche altra chiamata, però, facciamo il pubblico. Adesso però su Valeria c'è pressione, c'è pressione per i quarti. Ma mandagli un messaggio, perché domani la sentiremo probabilmente, Valeria, okay, quindi non gliel'abbiamo ancora detto, quindi figurati, lo dirai tu probabilmente. bene, allora faremo anche magari una sfida con domande... sulla Juventus Women, magari possiamo fare un cambio con voi due, se dovesse passare Valeria, perché c'è Ivo che ieri ha vinto. Zitto. Ieri ha vinto con anche facilità, insomma, quindi vedremo. Roberto, allora, hai superato anche tu il pareggio di Caicedo? Sì, l'ho superata con molta rabbia, l'ho spollita
l'ho sbollita un po', però diciamo che il nervosismo nasce, ma non tanto per il punto in sé quanto per come è venuto fuori. Sì, assolutamente sì, questo è normale. Oggi abbiamo fatto tutto un discorso, ma alla fine è volto al fatto che siamo felici del rientro, no, dei giocatori a Torino e del ritornare a poterli vedere in campo con la maglia della Juventus. Quanto ti aspetti da questo Tour de Force? 10 partite in 30 giorni? Ma io credo che la Juve debba in questo momento fare punti, quindi mi aspetto una buona serie di vittorie, però chiaramente c'è sempre l'incognita quest'anno, le varie incognite, quindi diciamo per scaramanzia direi che mi aspetto delle vittorie, però augurandoci che non succeda niente in questi giorni. Ecco. Sì, assolutamente, assolutamente. Direi di sì, che è qualcosa di abbastanza rilevante. Ma questo Morata, Roberto, cioè tu sicuramente ti ha conquistato e ti ha convinto, ma te lo aspettavi questo Morata? No, io sono sincero, non mi aspettavo Morata ed ero uno di quelli che avrebbe preso Dzeko. Sono sincero, ho detto proprio, non ho problemi a dire di aver preso una cantonata, insomma, perché Morata sta facendo, è impressionante, la butta dentro sempre, ancora ieri ha fatto 2 gol, poi vabbè, uno annullato per fuorigioco, ma quello ormai è prassi. La beffa delle beffe, quando non c'è il VAR, è così. Sì, ma micidiale, cioè, e ti dà la sensazione che possa segnare sempre da un momento all'altro. E poi il contributo che dà nella difesa della palla, nella ripartenza, è quello che sta facendo anche la differenza, non soltanto la via realizzativa. Bellissimo. Sì. Quello che faceva vedere nella difesa della palla in Champions League gli anni scorsi con la maglia della Juve, li fa vedere in tutte le partite adesso. Cioè nell'azione del gol annullato fa un capolavoro girando la palla di prima a Ferran Torres. Nasce tutto da lì, perché non lo anticipano mai. Sì. Non lo anticipano mai. Ma anche con la Lazio, ragazzi, quando si metteva davanti al difensore della Lazio di turno, lo superava con una facilità in progressione, che quella è una sua caratteristica. Ma una crescita incredibile da parte di Alvaro Morata. Noi con la Lazio stavamo dominando per questo motivo, perché sia Morata che Ronaldo riuscivano a farci ripartire bene difendendo la palla. Sì, anche con Kulusevski. Loro due ci siamo abbassati. Purtroppo sì, anche perché le condizioni di Dybala non erano al meglio, si è visto purtroppo. E poi Dybala in questo momento qua, che non è al meglio, gioca troppo basso. E a quel punto lì perdiamo in profondità, e soprattutto i difensori avversari giocano 20 metri più avanti. Questo è purtroppo una cosa da migliorare, ma soprattutto da migliorare quando Dybala starà meglio. Ecco, io mi auguro che con Dybala al 100% si possa giocare sempre con le due punte. Quella sarà una chiave importante della Juve. E Roberto, quindi non ti chiediamo pronostici per la partita con il Cagliari, ti chiediamo solo tienti libero tra domani o dopo, perché è il momento della semifinale. Guarda, scrivetemi quando è ora che io ci sono. Fantastico. Prima serve però trovare il tuo sfidante, il tuo rivale, ma ci stiamo arrivando. Certo. Ci siamo quasi anche alla conclusione di questo infinito torneo. Chi vince, Cami? Chi vince sarà ospite di tutta la nostra trasmissione, quindi dipende da impegni lavorativi, se vorrà stare con noi 2 ore, quindi la mattina, o 1 ora e mezza la sera nel nostro Social Club by Eventualmente Night. Anche solo 1 ora, cioè poi ovviamente decide chi vince, ecco, cioè, se quanto regalarci del suo tempo. Se volete anche tenerci compagnia quando andiamo a casa al telefono, per noi non è mai un problema, però dipende da voi, ecco, questo certo. Roberto, un abbraccio, grazie, ci sentiamo fra poco. Grazie. Ciao Roberto, complimenti a Roberto Loforte fuori Rosa TV, che accede così ed è il primo semifinalista della Social Club Cup.